So, yes, I think 15 minutes will be okay. Or how Okay, long don't do worry, I you was joking. need? I'm Just gonna some. introduce you. Buonasera a tutti, ci rivediamo dopo quasi al termine del laboratorio dal basso, della prima parte del laboratorio dal basso, Rivoluzioni contro vento, bici e città, che si è tenuta qua a Bari nella sede dell'associazione Passi da Ciclope. Il secondo, voglio ricordare il secondo, la seconda parte del laboratorio che si terrà a Lecce, alle manifatture CNOS, con il supporto dell'associazione Janub. Ebbene, in questa prima parte abbiamo prima affrontato un modulo sull'impresa sociale, la rigenerazione urbana, e dopo ci siamo ricollegati alla costruzione di biciclette in bambù, diciamo, il filo conduttore appunto era l'impresa sociale. Abbiamo chiamato come ospite l'ingegnere Amos Agyapong dalla Social Enterprise Ghana Bamboo Initiative, e con lui abbiamo iniziato a costruire due telai e stiamo continuando il lavoro. Ora Amos ci spiegherà il lavoro brevemente il lavoro effettuato. Grazie. Thanks so much, Michael, my dear friends. I'm Amos Agyapong from Ghana Bamboo Bikes Initiatives. I happen to be the head of productions, in charge of planning, implementation, foresee all the raw materials. Well, my main motive or my main aim of being here is to do exchange program with your organization. It's like a transfer knowledge. It's a technology transfer we are here to do with your people here. So as I'm standing here, I'm here to take you through how we design bamboo bike, how we manufacture, and how we market the whole program. So we have a lot of process in which you have to go through before you come out with the bamboo bike. I shall take my time, go through the various steps, and teach you how we go about it before you get your finished product. So, grazie Michele. Grazie a tutti, cari amici. Sono Amos Agyapong e rappresento la Ghana Bamboo Bikes Initiatives. E sono a capo della produzione, della pianificazione, dell'implementazione e della scelta delle materie prime. Perché sono qui oggi? Sono qui per un programma di scambio con la vostra associazione. Si tratta di uno scambio di un trasferimento di conoscenze, un trasferimento di tecnologie. Io sono qui perché
per spiegarvi come progettare, come produrre e come commercializzare delle biciclette in bambù. Ci sono vari step nel corso del processo che porta alla creazione di una bici di bambù, e vi presenterò tutte le varie fasi che abbiamo fatto prima di arrivare al prodotto finito. Ok. So Ghana Bamboo Bike is social economic empowerment. Actually, we have empowered a lot of people in Ghana. We have trained a lot of people. We have created employment for a lot of people in Ghana, both the youth, the women, and other people. So Ghana Bamboo Bike have made a lot of impact on the social, on the environment, and then people's life. Quindi lo scopo della Ghana Bamboo Bikes Initiative è quello di portare all'autodeterminazione economica. E abbiamo dato lavoro a molte persone in Ghana, abbiamo fatto dei corsi di formazione per molte persone, in particolare coinvolgendo i giovani e le donne. Quindi la Ghana Bamboo Initiatives propone il compito di avere un impatto a livello sociale e ambientale e al fine di migliorare la vita delle persone. Somebody may ask, what is bamboo bike? People have been asking, bamboo bike, what is bamboo bike? Bamboo bike is a bike which is made from a bamboo. The frame is made from bamboo. That's what we call the bamboo bike. It's not something different, it's not something new. It's just bamboo. The entire bike is made from bamboo. That's what we call the bamboo bike. Quindi ci si potrebbe chiedere che cos'è una bici in bambù. Molta gente rimane sorpresa. E la bici in bambù è proprio quello che vedete, una bici fatta di bambù. In realtà è il telaio, non è nulla di diverso, non è nulla di nuovo. È una bici fatta di bambù. What are some of the facts about bamboo? Somebody will ask, how strong is it? Is it strong? Can it resist to humidity? The temperature? Bamboo is very strong in tensile. It can resist to vibration, compressive stress. It is very strong. It can use to carry heavy loads. Even we have some which can be used to carry our farm products. It's like a cargo type. Some are used for ambulances and those stuff. So bamboo can resist to water, can resist to pressure, can resist to evaporation. It's very strong. And then, allora vorrei darvi innanzitutto alcune informazioni sul bambù. Il bambù è un ottimo materiale che resiste benissimo all'acqua, alla pressione, alle vibrazioni e all'umidità e agli sbalzi di temperatura. Quindi il bambù è un materiale resistente. Noi lo utilizziamo per esempio per trasportare carichi pesanti. Abbiamo fatto una sorta di cargo bike con la quale possiamo trasportare i prodotti agricoli che produciamo. Addirittura anche abbiamo creato una sorta di ambulanza in bambù. Then I would like to just move to the steps involved and then how we get the entire frame. What we normally do is, the first step or the first thing you have to do is you have to harvest your bamboo. After getting your bamboo, you select. During the harvesting, you have to do the selection at the same time. You select your bamboos, you check for your diameters, their length, and then after you are done with the harvesting and then your selection, you come and treat them with a chemical to prevent insects attacking them. So that's the first two steps you do before you get your bamboo species. Iniziamo a vedere quali sono i vari passaggi che portano alla creazione di un telaio in bambù. Innanzitutto c'è la raccolta del bambù, che va di pari passo con la selezione. E in questa fase si controllano il diametro, la lunghezza e poi si passa a trattare il bambù con degli antiparassitari per renderlo resistente agli attacchi degli insetti. And then the next thing, that's the third step.
after you have treated your bamboos for 48 hours, you remove them from the chemical, you find a polishing sheet, you put the bamboos in it, you wrap it for another 24 hours just to keep the chemicals in it, and then you dry them. Then when it comes to the drying, we have two types. We have the natural and then the artificial one. The artificial one, you can use oven to dry them. Then when you come to the natural one, you dry them with the natural sun. Then after you have dried them, then you get rid of the moisture content, you put them in storage, and then it is ready for use. So that's how the process involved. That's how you do to get your bamboo species for the bamboo bag. Quindi dopo i primi due passaggi della raccolta e della selezione si passa al terzo passaggio, che è il trattamento con l'antiparassitario. Si immerge il bambù per 48 ore in una sostanza chimica, un antiparassitario, poi si toglie da questa sostanza, si avvolge in un sacco di polietilene e si lascia avvolto così per altre 24 ore per permettere al prodotto di agire ulteriormente. Dopodiché il prodotto viene essiccato o naturalmente ai raggi del sole oppure attraverso l'uso di un forno. A questo punto il bambù che ha perso il contenuto di liquidi è pronto per essere stoccato e pronto per l'uso. So right now we have your materials, you have your treated bamboo ready. So the next thing you have to do is you move to your jig, you select your various bamboo. We have the down tube, you select your bottom tube, you have the seed tube, the chain stay, and then the seed stay. You put them in place. Then you design your bike. We have different types of bikes. We have the city, we have the mountain, and then the road bike. Then when it comes to the mountain, we have different sizes. We have the small, we have the medium, and then the large size. So it depends the type of bike you want. Actually, we don't have a specific size of bike, but it depends the type of bike you want. That's what you go for. So you have to adjust your jig to the size you want so that you put the various bamboo species with your dimensions to get them in place. Quindi adesso che abbiamo il nostro materiale pronto, iniziamo al lavoro sulla dima. Quindi selezioniamo le varie parti, iniziamo a costruire la nostra bicicletta scegliendo il tubo piantone, l'obliquo, il tubo superiore, i carri posteriori e anche la parte che costituirà poi il canotto della sella. Quindi questi vanno messi, montati sulla dima, e le dimensioni e la struttura cambia a seconda della bicicletta che si vuole costruire. Che si voglia costruire una bicicletta da strada, da città, una mountain bike. Per quanto riguarda la mountain bike, si possono avere tre diverse misure, dalla piccola alla media alla grande, quindi non esiste uno standard unico, dipende dalla bicicletta che si vuole andare a costruire e si adatta la dima in base alla bicicletta che si vuole fare. So you have your bamboos in place, you are done with the setting out, you mix your PC with the sawdust to fill the various joints. That's what we call the tacking. So you fill the various joints, then after you are done with the tacking, then you move to the wrapping. That's where you use the fiber to wrap the various joints. So that's the two steps involved. Quindi una volta che abbiamo creato il telaio, facciamo una mistura di segatura e resina epossidica e andiamo a stuccare le varie parti, dopodiché le andiamo ad avvolgere con delle fibre che sono state immerse nella resina epossidica. So after the wrapping, this is what you are going to get. This is what we are going to arrive at. So we have to wait it to get dry before we start with the grinding or the sanding. So this is a sample of the wrapping. E questo che vedete è un esempio del telaio dopo la fase di avvolgimento. E questo è il risultato che otteniamo.
Dopo questa fase, dopo l'avvolgimento, passeremo al lavoro di limatura e di rifinitura. So this one is ready for filing. So the next stage is filing. You have to use your grinding machine on it to get it smoother. Yeah. Quindi questo che vedete è un telaio pronto a essere limato. Quindi ci serve in realtà una levigatrice con cui andremo a lavorare sulle giunture. So mostly after you have used the file and then the machine on it, at Baomis, or actually you are going to find some holes on it. You have to refill the whole part with epoxy and then soda. That's a mixture of epoxy and soda to get rid of the holes. So that you wait for some number of hours for it to get dry, then you do the sanding again. Quindi dopo che avremo lavorato con la levigatrice avremo ottenuto una superficie molto porosa, quindi dobbiamo andare a riempire questi pori con una mistura di nuovo di segatura fine e di resina epossidica, quindi aspettare nuovamente che la superficie sia asciutta prima di andare di nuovo a rifinire con la carta vetrata. Okay. So after you have done with the filing, you have filled with the epoxy and the sawdust. If there is no holes again, or still if there is more holes, you have to do it again. You have to mix the epoxy and then the sawdust again to fill the holes. But if there is no holes, then you move on with the sanding. Quindi bisogna ripetere l'operazione di stuccatura di nuovo con resina epossidica e segatura fin quando non avremo ottenuto una superficie senza pori, completamente liscia. So when you are done with the sanding of the various joints, the next thing you have to do is you have to use the knife to remove the skin of the bamboo. You remove the skin of the bamboo with your knife, then you apply a sanding paper on it. You do sanding on the bamboo and then the various joints to get it smoother. Quindi dopo aver passato di nuovo la carta vetrata sulle giunture, con un coltello andremo a spellare il bambù e dopodiché di nuovo a passare la carta vetrata sul tubo di bambù. As we have here, this is the finished product of the bamboo bike, though it's not yet sprayed. We are about to put the final coat on it. It's not yet sprayed, but this is the finished part of the bamboo which is yet to be sprayed. This unfinished one, it was just wrapped, so it will get to this stage before we spray. Alla vostra destra potete vedere il telaio che deve essere ancora finito, alla vostra sinistra invece il telaio così come appare alla fine. Tuttavia qui bisogna ancora, dobbiamo ancora applicare una mano di trasparente. Però questo alla vostra sinistra è il prodotto così come dovrebbe apparire. As we have here this a male frame, then this a female frame. Come vedete chiaramente a sinistra abbiamo un telaio per una bicicletta da uomo e a destra un telaio per una bicicletta da donna. If we are to compare bamboo bike to the straw bike, I'll go for bamboo bike. Somebody may ask why? Why bamboo bike? Actually, okay. When you talk of bamboo, not bamboo bike, bamboo entirely, is very, very strong. There's no way you can break bamboo, but metal can break. It can resist to a tensile stress, vibration. If you are using bamboo bike, you are safe than a straw bike. Bamboo bike is more safer. It can carry heavy loads, can do whatever the straw bike can do. Quindi se dovessi scegliere tra una bicicletta tradizionale e una di bambù, sceglierei quella di bambù. Non so perché, ma mi fido di più di quella di bambù perché il bambù è un materiale estremamente resistente, resistente agli stress, alle vibrazioni, alle sollecitazioni ed è in grado di
trasportare carichi molto pesanti. È un materiale più sicuro rispetto al metallo. Bamboo bike does not have effect on the climate. It's carbon free. Soprattutto il bambù è un materiale naturale, quindi ecologico, non emette, non c'è bisogno di emettere anidride carbonica durante la sua produzione. It saves a lot of electricity and fuel. Ci permette di risparmiare sia sull'elettricità che sui combustibili. It doesn't have effect on the environment. It's social friendly. Quindi, come ripeto, è un materiale ecologico che non ha impatto sull'ambiente. So when you talk of bamboo bike, this is what we have. This is the frame which is yet to be assembled. So this is the frame, then this is the frame. So, my dear ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you so much. Quindi queste sono le biciclette di bambù. Questo è quello che si ottiene. Ovviamente un prodotto che deve essere ancora assemblato. Vi ringrazio per la vostra attenzione. One last thing I would like to say is you are always welcome. Just feel free. Let's keep in touch with Ada, Ghana Bamboo Bike. We are ready to partner with you people day and night, anytime. You can get in touch with us anytime you need help, anytime you need our advice, anything you need from us, just keep in touch with us. We are ready to partner with you. We are ready to work with you. But don't call me at night. So thank you so much. Thank you for everybody. L'ultima cosa che volevo dire è quella di non perdiamoci di vista, insomma, la Ghana Bamboo Bikes Initiative vuole portare avanti un partenariato con voi, vuole collaborare, scambiamoci idee, opinioni, fatevi sentire se ci sono dei problemi, siamo sempre disponibili e aperti. L'unica cosa, non chiamatemi di notte. Ancora grazie ad Amos Ghiapong di Ghana Bamboo Bikes, grazie a tutti voi, a tutti quelli che sono intervenuti, ai ragazzi delle ciclofficine tarantine, a Janub, Velo Service e tutti gli altri ragazzi e vari che sono venuti dal CAPS, dal Gara, tramite un'iniziativa da una partnership che abbiamo con la cooperativa Auxilium. Grazie a tutti, insomma, Amos, ti chiamo la prima cosa, ti chiamerò di notte. Thank you. Grazie per il tuo lavoro, grazie a tutti, buonasera. Ci vediamo a Lecce alle manifatture CNOS per il modulo.